A morte! Non ti obbediremo più, maledetta capocciona. Sei spaventato? Ho detto a Jim di tornare indietro, ma non sono riuscita a convincerlo. Sente parlare? Io, umano. Bambino. Elliot. Elliot! Doveva prendere te. Se no, la prima cosa che tu farebbe era che zampettavi in giro canterellando storia che tu hai visto vero gigante. E allora succede grande zicchette zacchette, ti pare? E tutti gli esseri urbani vanno a svolazzare e frugracchiare per il gigante visto da tu. Non essere sciocco, Totò. Mi spaventa passeri, non parlo. Ma anche quella è una strada carina. Che strano. Di porcellana. Rimedi. E con profondi occhi blu, come quelli di un uccello. E la sua voce, dolce, come quella di un angelo. Ha parlato. Che cosa ha detto? Le ho chiesto se stavo sognando. E lei ha detto di sì. Ma non sono pazzo, devi credermi se ti dico queste cose. Ma io ti credo. Io credo ai sogni. Ma certo. Questa signora ti ha detto come si chiama? No, non me l'ha detto, perché? Beh, si dà il caso che ella frequenti i miei sogni. E sarebbe bello se potessi chiamarla per nome e fingere di averla già incontrata. Io aspetto da tanto tempo di vederla. Vanni! Oh, ciao! Mamma! Hanno ammazzato, bruciato. Ma pure sei mancato. Non abbiamo più niente. Chi è Robin? A lui. Oh, i soldati. Guardate! Guardate cosa hanno fatto! Un altro piccolo regalo della maga. Un libro che ti permette di fuggire davvero. Sorprendente. È stato il più crudele dei suoi trucchi. Era solo un'altra maledizione. Il mondo esterno non ha posto per una creatura come me.